Ciao a tutti ragazzi, io sono Arixi, oggi sono tornato con questo mio nuovo video. Oggi siamo qua con le interviste GTF episodio 26 insieme a GTF Element. Bella E io come ragazzi. al solito vi ricordo di scrivervi nei commenti chi vorreste che sia il prossimo intervistato e magari anche una domandina per lui e di passare dalla fanpage perché ovviamente poi le chiederò anche lì le prossime domande. Comunque se Element è pronto direi che si può subito iniziare. Sì, A vai, dai. posto, la prima domanda chiede: racconta in breve quanto ti sei sbattuto per entrare nel clan e una volta entrato cosa hai provato? Allora, premettiamo che io volevo entrare nel GTF Clan da tipo 2 anni e che sono riuscito appunto a entrarci dopo 2 anni, dopo un casino di gameplay che ho dovuto fare. Sicuramente nel corso del tempo sono migliorato, anche per questo sono riuscito ad entrare nel GTF Clan, perché alla fine se uno... Io all'inizio ero molto scarso a COD, molto molto scarso, e avevo solo uno del gameplay, e come tutti che scrivete sulla fanpage posso entrare nel clan. Ero un bambino, diciamo, e facevo domande stupide, e quindi era ovvio che non mi prendevano. Poi, diciamo, ho fatto tanti gameplay, mi sono sbattuto un casino e avevo fatto anche abbastanza cazzate, per questo non sono entrato subito. Però adesso che sono entrato sono strafelice, anche perché alcuni mi dicevano che probabilmente non sarei mai entrato in questo clan. Quelle persone ormai non dicono più nulla, perché alla fine ci sono riuscito e sono strafelice appunto di questo. Penso che anche i compagni del clan che adesso li conosco pensano sia felici, siano tutti felici che ora siano, io sia dentro più o meno. Penso anche loro la pensano Sì, così. credo, la penso così, non ti preoccupare, nessuno ti vuole fuori. Ormai sarebbe anche da bastardi dire il contrario, quindi penso proprio che la pensino tutti così. Comunque, la seconda domanda chiede: oltre a COD, quali altri giochi ti piace giocare? Allora, al primo posto, diciamo, vabbè, c'è COD, però lo sto, diciamo, accantonando ultimamente perché Advanced Warfare ha fatto schifo, e quindi sto giocando per lo più a Destiny, a FIFA e GTA, non li dico perché comunque piacciono a tutti più o meno. E poi mi piacciono i titoli, ad esempio Assassin's Creed, Until Dawn, che è uscito da poco. Poi ad esempio se mi presentano un Forza Motorsport, mica lo rifiuto. Più o meno i giochi sia di macchine che di avventura, ma anche gli horror, quindi giochi vari, non soltanto COD, non mi limito soltanto agli Insomma, è un FPS. gamer a tutto tondo lui. Più Ok, la o meno. terza domanda chiede: cosa pensavi dei GTF di Lori quando eri negli Holly GXT, scusami, e Ryze? È una domanda molto bastarda che ti hanno fatto sul clan Non... e quindi rispondi molto sinceramente. Allora, è ovvio che quando uno sta in un clan tiene di parte quel clan, e quindi se io tipo dicevo che i GTF a quei tempi erano più scarsi del mio clan, era normale perché io tenevo di parte quel clan. Quindi sarebbe pure stupido non tenere di parte il proprio clan, perché saresti soltanto incoerente e infame. Quindi è diciamo un comportamento da persona normale. Poi è ovvio che alcuni mi hanno detto che sono stato, diciamo, incoerente ad entrare nel GTF, perché prima dicevo che facevano schifo, poi ci sono entrato. Però ragazzi, adesso come adesso i GTF sono il clan migliore d'Italia, penso, a cui tutti, se glielo chiedi, dicono di sì, e quindi tutti aspirano a questo clan, quindi non vedo il motivo perché non dovrei dire che adesso i GTF sono i migliori. Quindi niente, è ovvio che prima dicevo che non erano il top del top, ma poi ci sono entrato e niente, questa è la Ok, verità. però ti sei saltato un pezzo della domanda e devi rispondere perché è personale questa. Cosa pensavi di Lori quando eri in questione? No, vabbè, io Lori l'ho visto la prima volta sui GTF, non nel suo canale, ma perché mi pare che tu sia esploso con Call of Duty Ghost nel pub stomping, più o Sì, ho meno, iniziato con quello Black quanto Ops ti è. 2 verso proprio l'inizio, e poi dopo l'ho lasciato un po' andare. Su Ghost ho fatto dei buoni gameplay. Ecco, infatti io mi ricordo quando lui aveva fatto il record, mi pare, mondiale o italiano di kill su Free Fall, che erano 200 più no lethal, e io quello lì mi pare che sia stato il primo video che ho visto di Lori. Niente, pensavo che era un buonissimo player. Ovviamente la reputazione che avevo del clan in quel tempo non era il top del top, quindi era influenzata anche da quello, però comunque alla fine non ho mai pensato che era una brutta persona, anche perché era quello conosciuto, una grandissima persona, insomma. Guarda, si Niente sta da dire. parando il culo in una maniera incredibile, però va bene, la lasciamo stare questa domanda, dopo ne parliamo in privato. Allora, la quarta domanda chiede: perché ti chiami Element? Allora, mi chiamo Element perché quando ero negli Holly,
Vabbè, vi spiego più o meno. Io ho girato un casino di clan e quando ero negli Holly decisi di cambiare nome, perché prima mi chiamavo Pain e Pain era troppo comune, e quindi un mio amico una volta mi disse che ora sta nei Next Gaming, fa competitive, perché non cambi nome. Me ne ho consigliati alcuni. Quello che mi è piaciuto di più era Element, senza la E fra la M e la N, che era molto originale, quindi alla fine non ce l'ha nessuno né in Italia né nel mondo, ancora non ho visti tra la M e la E senza la E, praticamente, avete capito? E quindi diciamo che sono unico in questo genere di nome, mi piace appunto per questo, anche perché è molto carino anche da sentire come cacofonico, vabbè, in quel senso. Vabbè, la quinta domanda chiede: quanti e quali clan hai girato? Allora, con i JTF sono a 6 clan in 3 anni. Ora voi mi dite, questo qui è Ibrahimovic dei clan, cioè il mercenario. Comunque, il mio primo clan sono stati gli Imnesium, che diciamo che sono stati abbastanza corti come clan, diciamo corti perché è durato 2 settimane, quindi immaginate quanto era serio. Poi gli Holly, i Volt mi pare, i JXT, i Rice, era tuttora nel TTF, penso di non uscirci, penso e spero di non uscirci. Ok, la sesta e ultima domanda chiede: da quanto giochi a COD? Allora, gioco a COD tipo da MW2, però anzi da COD World at War mi pare, e l'ho giocato per la prima volta sulla Wii. Sulla Wii che non giocavo online, giocavo con mio fratello nella campagna e mi ricordo che non si vedeva neanche il personaggio, neanche l'arma, si vedeva soltanto il puntatore, si doveva sparare, quindi era un casino. Poi il prossimo COD che ho giocato è stato MW2 appunto, non so se c'era un altro COD in mezzo a questi. Comunque ho giocato MW2 sulla PS3 e anche MW3 sulla PS3, video che facevo i trickshot in privata con i bot, quindi immaginate come ero messo male. Poi sono passato da PS3 a Xbox e lì me ne sono pentito un casino, però sono passato e lì ho iniziato a capire cos'era il pub stomping, quindi con i miei primi clan e tutte le cazzate. Iniziavo nelle prime clan war, come all'inizio, come abbiamo iniziato tutti. Mi stavo con l'FMG Nava Kimbo nelle casette, ovviamente. E sì, infatti, non ho mai fatto una mob a quei tempi. La prima mob l'ho fatta quando era la fine di Black Ops 2, quindi immaginate quanto posso essere forte io se mi avevo 3. E poi, vabbè, è iniziato tutto con Black Ops 2, Ghost, mi pare che dopo Black Ops 2 ci sia Ghost, Advanced Warfare. Diciamo che io sono esploso nel pop stomping con Black Ops 2 e Ghost, perché Advanced Warfare comunque non mi è piaciuto e non mi sta piacendo tuttora, perché se gioco gioco solo per far GB e colori. Colori non fatto, però. Vabbè, dettagli. Ci siamo trovati una volta in privato e basta, niente di più. Sì. Comunque niente, qua l'intervista è finita. Io ringrazio tantissimo Element per essere stato qua oggi con me e vi ricordo ancora una volta di scrivermi nei commenti chi vorreste che sia il prossimo intervistato e magari anche una domandina per lui. Niente, se Element ha da dire qualcosa, se no passiamo ai saluti. No, niente, se volete passare al mio canale, ovviamente quelli del mio canale iscrivetevi al canale di Lori perché mi hanno ispirato, mi sembra giusto. Lasciategli tanti like così si fa i big money visto che c'ha la partner. E così si compra, che ne so, una GoPro, qualche fotocamera, così mi fai vlog. Ma già ce l'ho, vabbè, lasciamo stare che stai sparando una cazzata dietro l'altra. Comunque, io non ve lo dico mai, però da ogni intervista nella descrizione c'è il canale del membro, ovviamente, quindi è ovvio che ci dobbiate passare, cioè se ne avete voglia. Comunque niente, qua io ho finito e lasciate un bel mi piace nel caso vi sia piaciuto. Niente ragazzi, ciao a tutti.